Ciao a tutti da Claros Design. Oggi ancora con voi con arte del riciclo e oggi vi presento il mio mobile ridecorato. Allora, questa è la parte frontale del mobile. Andiamo a vederla più in vicinanza. Come possiamo vedere, la parte frontale del mobile è anche glitterata. Allora, ok. Allora, poi andiamo a vedere il decoro laterale, che è uguale all'altro decoro laterale. Andiamo a vedere il laterale del mobile, che è decorato nello stesso modo dell'altro laterale. Allora, vediamo, la parte superiore è stata decorata con un mosaico a specchi. Allora, parliamo più in particolare di questo mobile. Allora, questa è una vecchia cassettiera a comò, e allora possiamo vedere che, allora, inizialmente sono andato a scartapetrare tutto il mobile per renderlo più opaco, perché il mobile era laccato. Allora, inizialmente il mobile era di questo colore qua, un marrone un po' orrendo perché era laccato. Allora, ed era anche, ecco, questo è il colore originale. Allora, ed era anche macchiato, specialmente la parte superiore. Allora, io che ho fatto? Allora, l'ho decorato il tutto prima passando una mano di primer su tutto il mobile, e poi successivamente sono andata a decorarlo con lo smalto all'acqua nero lucido. Allora, per dare l'effetto glitterato, non sono andata a mettere il glitter nello smalto e ho girato, perché non, se no dopo non si vedessero più i glitter argento, ma sono andato a passarlo nel momento a pennello, passato a pennello nel momento in cui lo smalto era ancora in fase di asciugatura, e passavo il pennello sporco di smalto intinto nel glitter, così mi veniva l'effetto glitterato, che abbiamo l'effetto glitterato su tutto il mobile. Allora, poi sono andato a decorare anche i pomelli. Allora, i pomelli sempre con lo smalto all'acqua, e ho fatto l'alternanza di pomelli. Come posso vedere, ecco, pomello glitterato. Allora, andiamo a parlare del decoro laterale. Allora, il decoro laterale è stato fatto applicando la foglia argento con l'apposita colla per foglia argento, e foglia oro è la stessa colla, che nel momento in cui la colla asciuga e diventa trasparente, si può far aderire la foglia argento. Allora, diciamo il perché è venuto alla foglia argento un po' rosata. Allora, è venuto così perché io il colore, come si chiama, la colla per la foglia argento l'ho applicata con il pennello sporco di vernice all'acqua, ed era di color rosso fluorescente. Nel momento in cui sono andato ad applicare la foglia argento, ha preso un po' il colore rosato, sia in questo punto l'ho applicata che nell'altro punto. Allora, adesso andiamo a vedere la parte del mosaico a specchio. Allora, prima di tutto avevo un vecchio specchio, come possiamo vedere, anche un po' usurato.
Ecco, ma per me, come posso vedere in questi punti, ma per me non mi dispiaceva andarla a buttare, ho detto posso riutilizzarlo per farci qualcosa. Allora, per avere questi taggi sono andato letteralmente a far cadere dall'alto questo specchio e i vari pezzi che si rompevano li riutilizzavo. Per fare il mosaico li mettevo da parte. Allora, prima di tutto sono andato a metterci dei pezzettini di legno che sono stati inchiodati, queste bacchettine di legno che poi ho riverniciato di nero, queste bacchettine di legno che mi andassero a dare di cornice per il mio mosaico. Successivamente ho preso del collante per pavimentazioni, un collante che adesso è bene per pavimenti in legno, quello per parquet, e ho fatto aderire tutti i pezzettini di vetro facendo il mosaico. Allora, nel momento in cui si è asciugato, che i pezzettini di vetro non si muovessero più, sono andato successivamente a riempirlo con un riempifughe. Questo riempifughe era di color bianco, semplice riempifughe bianco. A me non mi piaceva e sono andato a diluirlo con dell'acqua che avevo sporca dalla pulitura dei pennelli, che era l'acqua nera della pulitura del pennello dello smalto. Sono andato a diluirlo e nel momento dell'asciugatura mi è risultato il colore nero. E non c'è che dire, perché risulta lo stesso colore nero del mobile. Allora, questo l'ho passato su tutto il mosaico, anche sopra lo specchio. Allora, mi è venuta tutta una patina nera, ma nel momento in cui io sono andata a vedere che nelle fughe era ben solido, però non era del tutto asciutto, sono passato con uno straccio non proprio bagnato ma umido, uno straccio umido per poter pulire tutti gli specchi. Questo risulta che, allora, specialmente in questi punti qua, per esempio qua in questo punto qua, lo specchio non risultasse fuori. Allora, poiché non volevo che mi veniva tutta questa parte qua, per esempio, patinata oppure ricoperta da riempifughe, sono andato a pulirlo e mi è risultato ancora più lucido lo specchio e in certi punti come se fosse proprio calato lo specchio, come in questo, ecco, come si vede, le pezzette più piccole, lo specchio calato come se fosse nella materia. Allora, facciamo un riepilogo dei materiali che ho riutilizzato. Allora, prima di tutto abbiamo riciclato una vecchia cassettiera. Ecco, i materiali che ho utilizzato sono stati, allora, carta vetro per scartavetrare tutto il mobile. Allora, carta vetro, pennelli, smalto all'acqua color nero, glitter, non quelli già mischiati nella colla, ma solo glitter che vengono barattolini, quelli grandi di glitter. Poi abbiamo utilizzato della foglia argento, dello smalto all'acqua fluorescente rosso, delle bacchettine di legno. Abbiamo utilizzato collante per legno. Nel collante per legno, quello che serve per le mattonelle o per il parquet, del
specchio, un vecchio specchio, e del riempifughe. Allora, riempifughe, allora io ho utilizzato quello bianco, ma esiste in commercio nel riempifughe o che sia un po' più grigiastro, del grigio perla o del bianco perla, oppure già direttamente nero, ma io preferisco quello bianco perché io ho le fughe, nel momento in cui dovrò fare altri lavori, le fughe le posso anche andare a colorare diversamente, anche di un color rosso, di un color verde, di un giallo, di un arancione. Bisogna mettere del colorante all'interno, anche il semplice colorante del matretinta della classica pittura, mettere dentro, diluire, e vediamo che nel momento dell'asciugatura il colore risulta il nostro desiderato. E che dirvi, ragazzi, un saluto a tutti da Clarus Design.